Abbiamo fatto una bella partita, devo dire, abbiamo giocato bene, una partita molto corretta, con gran carattere, con gran grinta. Mi è piaciuta molto, devo dire. Io sono anche un po' emozionato perché vedere tutti quei ragazzi sui spalti è qualcosa di affascinante. C'è stato qualcuno che ha intonato anche qualche coro, reduce un po' da qualche dichiarazione di quest'estate. Come l'ha presa? No, no, non dichiarazioni mie, di voi giornalisti, io non credo che abbia. No, ma è normale, questo ci sta, dai, è normale. E insomma, lei continua a essere il presidente del Castelregione, ma tifa ancora Perugia. Questo, Io insomma. sempre, me ne sono ancora convinto, sono convinto che il Perugia è una grande squadra. Tant'è vero che ha fatto 8 partite, ha vinto 8 partite. Noi eravamo, cioè, io ero partito stamattina, avrei messo la firma su un grande pareggio, vi dico la verità. Il Todi continua a vincere, lo ha fatto anche oggi, il Castelregone riemerge, il Perugia, insomma, alla fine sta lì, sarà un campionato duro fino alla fine. No, io credo che il Todi, ripeto, ha una bella squadra come noi, senza volermene. Gli 11, ma il Perugia ha 22-23 giocatori, uno meglio dell'altro, cioè alla fine, no? Quando incominciano gli infortuni e le squalifiche, il Perugia credo che abbia grandi chance. E ancora oggi, diciamo la verità, potrebbe essere secondo o addirittura primo già nel recupero, no? Se a fine campionato il Castelregone si trovasse davanti, andrebbe in Serie C? No, no, il Castelrigone non può andare in Serie C, non ha niente per andare in Serie C, non ha il campo, non ha la volontà personale mia, perché io faccio un altro lavoro e vengo qui alla sera a divertirmi, ad allenarmi seriamente, l'ho detto 1000 volte e lo ripeto, quindi. E quindi in quella circostanza che cosa succederebbe? Oh, questo non lo so, noi non andiamo in Serie C, questo ve lo posso garantire io. E questo è sportivo? Allora, dovremmo avere prima del signor Fedeli un'altra telefonata, credo. Pronto? Ciao, buonasera, sono Stefano Di Francesco. Stefano, buonasera, dici. Buonasera, intanto saluto tutti. Ciao Stefano. Niente, guarda, tanto bene, io volevo intervenire su questa cosa che hai fatto ascoltare ora, perché credo che questo sia da ufficio inchieste. Una cosa del genere passa il campionato. Perché una squadra il cui presidente fa una dichiarazione di questo tipo è un qualcosa che in un campionato alla cui base ci deve essere lo sport, chiaramente non si può fare. Perché le chance sono due: o vince il campionato e rinuncia, e non mi pareva questo il tono della frase, oppure assistiamo a un altro Pomezia Castelrigone 7-2. Con la differenza che chi gioca in fondo sicuramente può avere dei vantaggi rispetto a chi gioca prima, quindi si Fai una piega. passa assolutamente il Giusto. campionato. Io credo che quello che è successo sia da ufficio inchieste. Ma i campionati, scusi che la interrompo, il campionato stesso, i campionati per caduta, quindi varie promozioni, ripescaggi, Vale per perché tutto, perché poi. una Esatto. squadra magari in fondo alla classifica che si trova ad ottenere 3 punti insperati contro una squadra sicuramente più forte rispetto a uno che ci ha giocato magari 5 domeniche prima, chiaramente non credo che sia regolare. Cioè, una frase del genere è veramente grave. L'anno scorso ha È tenuto eccellenza, veramente grave. promozione, ha tenuto tutti sgonfiato e sospeso per il discorso se sale, se scende, libera posti per gli altri campionati, così questo di quest'anno. Questo è il concetto. Bene, Stefano, grazie. Jimmy!
se lo vorrà, allora lui arriverà.